No, è impagliato! Non voglio vedere nessuna lettera! Io voglio vedere la spiata! Posso andare avanti? Certo! Mi prego. Come molte altre fanciulle americane di allora e di oggi, mia nonna fece un viaggio in Europa. L'anno seguente doveva essere presentata in società. E quanti anni aveva? 16! 16 non ancora compiuti. Ora vi faccio subito vedere la lettera. Che bellezza, una voglia matta di vederla. Non stai seduto dritto. Non così vicino. Ma mia donna non può vedere la lettera. No, per piacere. Il contenuto della lettera è strettamente personale. Gliela terrò io a giusta distanza, perché possiate vederne la scrittura. Sono troppo stanco. Questa non è una risposta. Beh, è l'unica risposta che so dare. Desidero solo starmene qui, sdraiata, a pensare a quel che è stato. Sono 2 settimane che te ne stai lì sdraiata a pensare o qualcosa del genere. Bisogna che tu prenda una decisione. Le ragazze hanno bisogno di questa stanza. E tu digli che se la prendi. No, Berta, qui non ce n'è. Anche la carta me l'ho portato via. No. Ecco, tranquilla. Penso l'ho trovato. Bene. La vecchia una volta sapeva far da mangiare. Adesso neanche per sbaglio. Da un po' di tempo la cucina è peggiorata in modo pauroso. Hai ragione, Arcidì. Non si può darti torto. Un bel piatto di radicchi li puoi sopportare, cotti con carne di porco e lasciati sul fuoco finché non diventano teneri. Ma così, crudi e sconditi, non sono buoni per i maiali. Rovinare 4 radicchi è difficile. Lei ci è riuscita. Dunque, si tagliano alcune fette di pane e alle fette si leva un tondino. Poi le fettine si mettono in una padella spalmata di burro. Quindi, nel centro di ogni fetta, fai cadere un uovo. E su ogni uovo ci metti un tondino. E nel fornellino accendi il fochino? No, che ti devi dimenticare di accenderlo, eh? E se no perché ne chiamerebbero uovo in cassetta? Così ne chiamo! Ogni sera un uovo penetra nel mio appartamento e sfoga su di me i suoi bassi istinti, capisce? Che ne dici? Avrà dei quattrini nascosti da queste parti? Ci sono quei pazzi che nascondono i milioni nel materasso! No, lei! Lei riceveva tutti i mesi la pensione, qualcosa del genere, che poi girava direttamente ad Abrams. Mi scusino, signori. È bello fuori? È bello fuori, signorina. Talmente caldo per la stagione. Sono uscita per la funzione l'altro giorno con il mio mantellino da stracan sulle spalle, ma mi pesava talmente che ho dovuto riportarlo a casa. Su, andiamo, cara. Avremo tempo per questo. Lasci che finisca il biglietto. Grazie, sa come sono fatti gli uomini, vero? Certo, signorina Collins. Arrivederci. E fra poco la mamma porterà qualcosa di fresco. E 82 anni sul palco e non sentirli, grazie Sandra per qua. Ecco. Quindi è riuscito a convincermi
l'ho maledetto un po' di volte, ma questa sera mi avete ripagata di tutto.